Allora, dottore Bono, oggi un incontro a Roma per fare il punto della situazione insieme con il sottosegretario Battistoni. Sì, finalmente le marinerie siciliane sono riuscite ad ottenere un appuntamento con il sottosegretario alla pesca, il senatore Battistoni. Saremo accompagnati dal governo della regione, sarà presente l'assessore regionale alla pesca Toni Scilla. È chiaro che in questa occasione il governo nazionale dovrà dire alle marinerie siciliane, ma naturalmente alle marinerie italiane, qual è il punto della situazione e se ci sono in programma a breve dei ristori nei confronti del settore della pesca o se ci sono anche all'orizzonte delle novità che possono portare all'abbassamento del costo del gasolio che oggi rende assolutamente non sostenibile l'attività di pesca. Ragionevolmente lei che ha assistito a tante riunioni del genere, che tipo di aspettative può attribuire a questo incontro odierno? Guardi, nei giorni scorsi ci sono state notizie di stampa, diciamo positive, che inducevano a una soluzione della questione, cioè ad esempio proroga del credito d'imposta che era stato già concesso per i mesi di gennaio, febbraio e marzo. Si è parlato anche di una cassa integrazione per i marittimi e anche qualche altra misura, anche se di secondo piano, che potesse dare una mano d'aiuto al settore che è veramente in ginocchio. Quindi intanto ci aspettiamo delle rassicurazioni. È chiaro che i provvedimenti non possono uscire nell'immediato, ma se dovessero esserci delle rassicurazioni del governo nazionale, tra l'altro date alla presenza del governo regionale, allora le cose potrebbero cambiare un po', voglio dire, si potrebbe immaginare anche un ritorno all'attività di pesca. Ecco, in questi giorni convulsi le marinerie sono rimaste ferme, ovviamente se ne è parlato meno per ovvie ragioni, però insomma i pescatori, i nostri pescatori, non solo i nostri, sono rimasti fermi. Sì, la grande parte delle marinerie siciliane sono state ferme in questi giorni, attendevano speranzosi notizie da parte del governo regionale per l'appuntamento con il governo nazionale, quindi l'agitazione e le tensioni sono tante, sono state tante in questi giorni, quindi siamo tutti speranzosi che da questo incontro possa uscire qualcosa di positivo affinché realmente poi si possa ritornare all'attività di pesca.